Oggi un dolce primaverile. E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi vi proponiamo un dolce buonissimo, leggerissimo, ma soprattutto bellissimo da vedere. Vi farà fare una figura pazzesca. E non una figura di... No, beh, con pochissime calorie, molto magro, ma nello stesso tempo molto goloso, fresco, vedrete, una vera goduria. Io l'ho preparato per una scampagnata ed è andato a ruba, cioè l'unico dolce che è finito in 5 minuti. Hanno chiesto il bis, quindi il bis lo do qui sul nostro canale insieme al nostro Gabriellino, che monterà il video egregiamente. Quindi spostiamoci di là e andiamo a preparare la nostra cupola di fragole. Eccoci pronti per creare la nostra cupola dolce alle fragole. Ci occorreranno 1 chilo di fragole, 1 cucchiaio di essenza di vaniglia, 125 grammi di zucchero a velo. Okay. Se lo prendete vanigliato, eliminate l'essenza di vaniglia, 1 limone bio, 250 grammi di ricotta, 750 grammi di yogurt bianco. In più, per addensare potete usare o la colla di pesce, io invece userò la agar agar, e per farlo sciogliere prenderò 1 goccino di latte. Cominciamo subito. Come prima cosa prendo lo stampo e lo bagno. Quindi prendo della carta cellofan e foderò perfettamente il mio stampo. Una volta foderato ben bene lo stampo, schiacciate bene e prendete un po' del vostro chilo di fragole tagliandole a rondelle. E poi tagliate. Prendete tutte le parti iniziali in modo che le rondelle vengano belle grosse. Così. Adesso piano piano rivestiamo il nostro stampo con le rondelle di fragola. Eccola qua. Allora, innanzitutto, con queste fragole ci facciamo uno yogurt di fragole. Niente yogurt di fragole, ma tagliate le fragole a pezzettini piccoli piccoli, mi raccomando, non devono superare 1 centimetro. Ok, in una bowl verso 1 pochino di essenza di vaniglia, la scorzetta di 1 limone, tutti gli yogurt, la ricottina, i 125 grammi di zucchero. Ragazzi, qui è del tutto a piacere. Se vi piace più dolce, mettete più zucchero. Se vi piace meno dolce, mettetene di meno. Vi consiglio lo zucchero a velo. Oramai lo fanno anche di canna. Io lo sto facendo con zucchero bianco perché mi è stato espressamente chiesto, la dobbiamo portare questa, che fosse zucchero bianco. Se no, quell'uomo di casa non mangia se non si fa del male. Vabbè, scherzo. In generale io vi dico di cominciare con meno zucchero e casomai, tanto lo zucchero a velo si fonde molto facilmente, aggiungerlo in fase di lavorazione. Adesso amalgamiamo tutti gli ingredienti. Adesso preparo l'agar agar. Verso l'agar agar io ne ho 5 grammi e lo stempero con un liquido freddo. Ho scelto del latte. Del latte, del lattuccio che bevo io, bambina. E faccio in modo che non si creino grumi. Se l'agar agar lo stemperate a freddo, non crea grumi. Se lo stemperate, o quantomeno, se i grumi si creano, si possono, vedete, disfare facilmente. Se lo stemperate a caldo, è un macello riprenderlo. Prendo una frusta, stempero bene la agar agar. Agar agar, com'è? Agar agar. Poi prendo un pochettino della nostra crema e la verso dentro. La versi. La agar agar va a 6 grammi per ogni mezzo litro. Che vogliamo rendere budino, eh? Mescolo bene. E questo compostino qui lo porta a ebollizione. Arrivati alla arrivati a questa consistenza, verso dentro il tutto, mescolo ben bene.
Andiamo. Aggiungo le fragole in pezzi, un bel po', tante, quasi tutte, e riempio fino all'orlo. E lei riposerà in frigo tutta la notte. E adesso sformiamo. Vediamo se è venuto il tutto, Vediamo. Base pannosa. Ma non c'è la panna. E ora che devi fare? Sformarla. Rapida, rapida? No. Metti il piatto di sopra, brava. Ecco qua. E... ecco qua. Ce la faranno i nostri eroi? Forse sì. Forse sì. Mi raccomando, levate la plastica prima di mangiarlo. Eh sì, ragazzi. Levate la plastica, ma poi gustatela ben bene. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Non vi farà fare una figura splantastica? È veramente un peccato mangiarla. No, mica tanto. È stupendo, stupendo. Veramente sembra un quadro pop-up. Pop art, no, non lo so, però è molto primaverile e molto elegante. Sì, è vero. E quindi, se anche voi amate le cupole, fatela, va bene? Ragazzi, adesso lo sapete cosa faccio? Faccio le foto della cupoletta, poi ne taglio una fetta e vi faccio le foto anche della fetta. E poi vi diciamo il sapore che ha. A ciao, dopo. Amici! Bene, avete visto com'è semplice fare questa cupola di fragole? Mi raccomando, anche voi, provateci a casa, è veramente un dolce semplice, primaverile, ma anche un pochettino estivo, se vogliamo dirla. È un dolce elegante. Si può fare anche col melone, volendo? Non si può fare forse col melone. Con l'anguria? Lo do in adozione, chi si candida, allora, è un dolce al cucchiaio davvero elegante. È elegante per una serie di motivi, dal punto di vista estetico, dei colori, certo, dal punto certo, di vista degli odori, perché è profumatissimo, certo. Ma anche dal punto di vista della pesantezza, per non fare un pranzo troppo casereccio, diciamo così. E quindi così, quando degusterete questo simpatico dolce, mi raccomando, abito lungo e frac. A spillo. No, ragazzi, quando degusterete questo buonissimo dolce, pensatemi e mandatemi tanta energia positiva. È un dolce che potete portare anche alla prima della scala, no? Che ne pensi? Eh? Io penso che voglio il divorzio, ragazzi. Aiuto, non ce la faccio sarà, più. Sarà. E quindi basta, prendete queste fragole, fate anche voi questo simpatico, come l'hai chiamato? Cupola di fragole. Bellissimo nome, un nome. Sai cosa mi ricorda? Posso partire con uno dei miei aneddoti fantastici. Ti prego, evitacelo. Perché dico un dolce elegante? Com'è? No, vai, scusa. Dico un dolce elegante perché quando ero piccolina mia mamma faceva in ogni primavera un bellissimo ricevimento e faceva la fragolata, dove offriva tutti i dolci e tutte le specialità alle fragole. All'epoca erano pieni anni 80, c'era anche il risotto alle fragole e il champagne, che era una sciccheria. Era l'unica cosa salata di tutto il ricevimento, poi tutto il resto era dolce, e non c'era questa cupola di fragole. Se fossi stata grande io, avrei proposto la mia cupola di fragole come dolce super lusso. Bene, quindi ringraziamo Ombretta per i suoi simpatici aneddoti, veramente sempre sfrangi fragole, e mi raccomando, noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole di primavera. Ciao.